Sono Renzo Ricci, nato nel 1929, cioè 93 anni. Sono il presidente dell'ANPI provinciale di Rieti. Dunque, vivo a Vagone e da qui porto avanti il lavoro di tutta la provincia dell'ANPI. Sono stato rieletto continuamente a presidente dell'ANPI provinciale di Rieti da 20 anni a questa parte. A Vagone si facevano azioni come molto importanti. Forse la più importante era quella del lancio dei chiodi. Hai visto, venendo c'è quella strada con le curve, no? Su quelle curve buttavamo i chiodi che ci portavano il tenente Piccirilli da Roma, che li facevano i nostri compagni direttamente a mano, a quattro punte, che come li mettevi giù una rimaneva sempre dritta. E fermavamo l'autocolonna, che camminavano solo di notte. Fermandole, cosa significava? Che non facevano in tempo la mattina a ripararsi e non farsi vedere dall'aviazione inglese, dagli Stukas. Li trovavano liberi liberi, così la attaccavano e li mitragliavano. Dunque, un'azione molto importante. Questa lapide è stata posta dal comune di Vagone nel 1994, il ricordo dei due partigiani Amilcare Baldoni e Beniamino Minicucci, fucilati il 12 aprile 1944. Questa è la casa di Amilcare Baldoni, tornato da poco dall'Unione Sovietica dove era riparato durante il fascismo. Era tornato per organizzare la resistenza. Fu preso, non fu preso, fu tirato giù dal letto, che era vecchio e anziano, non stava bene, dai tedeschi, e fucilato sulla sedia. E l'hanno lasciato lì morto. Sempre il 12 aprile 1944, durante il rastrellamento dei nazifascisti. Qui è stato portato dai nazifascisti Beniamino Minicucci, poi portato dentro una cantina, è stato fucilato e lasciato lì morto. Questo sempre il 12 aprile del 1944, durante il rastrellamento fatto dai nazifascisti. Beniamino Minicucci era qui in licenza dalla Guardia di Finanza. Lui era un vice brigadiere della Guardia di Finanza.
lassù a metà montagna c'è un romitorio che fu bombardato da un cannoncino nazi fascista portato fin qua. E noi, i partigiani, ci dormivano ogni tanto la notte con le debite guardie che si montava a turno. Là nella strada che porta a Calvi accompagnammo 5 angloamericani fuggiti da un campo di concentramento che poi consegnammo ai partigiani di Calvi, che successivamente furono uccisi da un romitorio sulla montagna di Calvi dietro una spiata nazifascista. Si era autonomi, dopo 6-8 mesi entrammo nella brigata d'Ercole Stali, che poi diventò brigata Stali. A Montecosce ci siamo organizzati come partigiani, che poi siamo confluiti nella brigata d'Ercole Stali, poi diventata brigata Stali, dopo Appoggio Mirteto, Monte Tancia. Dopo che i 6 partigiani romani dei CAP erano stati individuati a Roma, furono trasferiti su Monte Tancia proprio per salvarli. E invece nella battaglia di Monte Tancia, purtroppo, loro rimasero alle mitragliatrici per salvare tutti il gruppo dei partigiani, e li trovarono morti ancora con l'arma in pugno. Noi perdemmo solo loro 6. Questo è il riconoscimento del Ministero della Difesa con relativa medaglia che mi è stato dato nel 70° della rivoluzione al nazifascismo. Questo nel 68 era la sfilata al Foro Italico del 2 giugno e lì ci avevo, vedi, in mano il confalone con le 600 medaglie d'oro dei partigiani. Questi sono i campionati, lo stanno, eccoli lassù,
i campionati europei dell'82, vedi, io lì ho fatto il giudice internazionale e facevo parte degli azzurri italiani di Pistola. Quella fotografia, vedi? E qui c'è un po' di tutto. Vedi, consulta, abbracciata a me. Eravamo amici, proprio amici. Se n'è andato pure lui. Questo era il primo partigiano salito sul Monte Tangia. Il primo, che è morto qualche mese fa. Consulta, ci volevamo bene. È vero, Colì? È vero che capisci a Renzo? Certo. Lui capisce a Renzo, si parla con Renzo. Noi ci parliamo, eppure sta gente cerita e poi non ci porta niente, però noi ci parliamo, È vero? Che hai fame? No, non hai fame, ancora è presto.